vi parlerò di questo treno che punta in una sola direzione. Un treno il cui biglietto si paga con l'amicizia e l'impegno nei confronti delle altre persone. Persone che non sono come noi, apparentemente. Persone che sono migliori di noi, ma che non vengono ascoltate. Mi spiegò che ero uno dei primi con cui riusciva a parlare, dato che si sentiva molto solo. Fu proprio questa solitudine a spingere il suo sguardo verso l'alto e a trovare rifugio in mezzo al firmamento. Ho vissuto per anni con una benda sugli occhi. Max è stato il primo a togliermela e da allora in poi abbandonai i luoghi comuni e i pregiudizi. Grazie a quello sono come sono come loro.